Proseguiamo con un forte applauso a Gennaro Convertini. Grazie a Gennaro per essere qui, per aver accolto il mio invito. Allora, ci dovevamo vedere qui a Plataci da tanto tempo e finalmente abbiamo colto l'occasione in grande. Io umilmente da viticoltrice, da imprenditrice del mondo del vino, ho il piacere di presentarvi il presidente dell'Enoteca regionale. Dici tu che cosa... Cioè, basta? Basta così? Sì, basta così. Basta così. Gennaro è veramente il massimo esperto della viticoltura calabrese. Ci dirà qualcosa di veramente importante per me e spero che anche ognuno di noi possa cogliere dalle sue parole, dalla sua esperienza, dal suo modo di interagire con le istituzioni, con gli enti, con eleganza, con garbo, in modo centrato. Prendiamo esempio da Gennaro e veramente vi invito ad ascoltarlo veramente con attenzione. Grazie mille Gennaro. Grazie a te, hai grande aspettativa. Io metto il cronometro qua perché se Ma perché ti conosco da anni. No, perché se mi metto a parlare poi magari supero il tempo che mi date. Sperare che siamo lunghi. Siamo lunghi, non superare appunto, i 10 minuti. Ho messo il cronometro. Grazie. No, io ringrazio Rossella, ringrazio voi per l'accoglienza. Io di fatto non sono un imprenditore, sono un insomma, manco come definirmi. Io lavoro all'ARSAC da divulgatore agricolo. ARSAC è l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo. Il mio compito, appena entrato nel 92 in questo ente, è praticamente diventato da divulgatore agricolo animatore di sviluppo. Sostanzialmente a noi veniva chiesto di analizzare quello che era un po' il territorio, una parte agricola. Io sin dall'inizio mi sono occupato di vino, quindi vi dico in 3 minuti quello che era il vino appena io ho iniziato a lavorare, anche se me ne occupavo un po' prima del 92, quindi vi dico che per esempio il mondo del vino negli anni 80 era, questa premessa diciamo di contesto è necessaria per quello che poi è stato un po' il mio lavoro. Sostanzialmente era un mondo in cui il vino era un alimento. Anni 70, anni 80 si consumava tanto vino, eravamo a livelli di 110 litri di vino pro capite in Italia di consumo, giusto per darvi un'idea. Oggi siamo a 30 litri, quindi insomma c'è stato, immaginate quanto vino in più rispetto a oggi si consumasse. All'epoca si consumava vino quotidiano, questo che vuol dire? Implicato e implicava un prezzo basso, sempre più basso. Sostanzialmente immaginate che nel 1980 in Calabria c'erano 40.000 ettari di vigneto, oggi ce ne sono 10.000, quindi noi in quegli anni abbiamo perso 30.000 ettari di vigneto. Perché? Quindi la viticoltura, soprattutto cosentina, del territorio cosentino, è andata in abbandono, perché il fattore di competizione all'epoca era il prezzo. Cioè, quindi più basso era il prezzo e più si vendeva vino, più si stava sul mercato. Le nostre aziende non erano nelle condizioni di sostenere prezzi bassi del vino, perché uno, erano piccolissime aziende. Da noi il fenomeno della successione nelle famiglie aveva frammentato la proprietà dei terreni, e quindi erano aziende di piccole dimensioni, quindi niente economia di scala. Due, Rossella fa viticoltura eroica, erano tutte vigne in pendenza, quindi elevati costi di produzione che non consentivano alle aziende di stare sul mercato. Tre, la cosiddetta senilizzazione dell'agricoltore, quindi l'agricoltore era sempre più anziano, per cui le vigne sono andate in abbandono. Questo era lo scenario quando io ho cominciato a lavorare. C'è un continuo abbandono, anche perché l'Unione Europea all'epoca dava un contributo a chi abbandonava le vigne, quindi tutti quanti preferivano: mi prendo il contributo, abbandono la vigna, con l'impegno di non reimpiantarla. Quindi diciamo che c'è stato un po' questo fenomeno. Il problema che noi avevamo quindi era quello di frenare questa deriva, in qualche modo questo abbandono, e comunque provare a valorizzare.
Ci venne in soccorso un po' quello che è stato un po' un fenomeno che ha scosso il mercato. Nell'86 alcune persone morirono, cioè c'è stata così una corsa sfrenata ad abbassare il prezzo che si è arrivati a sofisticare il vino con il metanolo, e quindi diverse persone morirono all'epoca, non per vini calabresi, per vini fatti in Piemonte, comunque in Nord Italia. 23 persone morirono. A quel punto c'è stata un'inversione proprio di approccio da parte del consumatore al mercato, per questo c'è stato il crollo del consumo, ed è stato un bene in qualche modo, purtroppo per le 23 persone, però da quel momento in poi il consumatore da bevo tanto e pago poco è diventato bevo meno e bevo meglio e pago pure di più. E il mercato a quel punto è cambiato tantissimo, quindi molti terreni, molte imprese, no, del mercato italiano in generale, quindi anche in Calabria, si sono ritrovate a quel punto con uno scenario, diciamo così, di mercato che dava uno spiraglio a chi poteva, diciamo, poteva fare vigna e investire in quel periodo. Quindi in quel momento io, diciamo che ho avuto un attimo forse l'intuizione, la persona che girava diciamo, nelle aziende, io andavo nelle aziende per inserire, introdurre innovazione, era questo il mio ruolo, e quindi ho cominciato a divulgare, appunto, ad animare una serie di aziende per farle passare da aziende viticole o da aziende abbandonate a cominciamo a fare vigna, e non solo facciamo la vigna, facciamo pure la cantina. Quindi da un sistema, qualcuno di voi se lo ricorda, c'era un sistema basato sulle cantine sociali prima degli anni 80, cioè tante vigne piccole conferivano l'uva alle cantine sociali, era il modo per sostenere la concorrenza sul prezzo. Siamo passati poi invece ad un sistema, ecco lì abbiamo lavorato con un progetto, e quella è stata un po' la svolta nella mia attività di, diciamo, di divulgatore agricolo sul territorio. Ho raccolto circa 60 aziende e ne abbiamo fatto un progetto unico di filiera, cioè quindi un progetto che ammontava all'epoca a circa 20 milioni di euro, parliamo del 2003-2004, tante aziende che sono state disponibili a investire con un finanziamento europeo, appunto, che abbiamo intercettato con la proposta, è stata ritenuta valida. Un progetto che si chiamava, ve lo dico, vi dico il titolo perché vi fa capire quella che era un po' la visione che abbiamo avuto all'epoca. Non si parlava molto di enoturismo, di turismo o di vino, cioè, inteso come attrattore turistico. L'abbiamo chiamato gli itinerari dei vini della Calabria Citra, proprio perché per itinerari noi intendevamo già all'epoca, nel 2004, costruire un percorso che potesse in qualche modo favorire il turismo, cioè far diventare il vino un attrattore turistico, cosa che allora ancora non era percepita, a dire il vero non è percepita bene nemmeno oggi. Quindi diciamo che all'epoca abbiamo fatto le cantine, abbiamo migliorato la qualità del vino perché abbiamo fatto formazione, abbiamo inserito nel progetto la formazione degli imprenditori, abbiamo inserito nel progetto la consulenza enologica. Non si faceva vino buono a Cosenza, io sicuramente tanti di voi sanno che a Cosenza, diciamo, si era ormai perduta la cultura del vino, si era perduta la produzione e fino anche la cultura. La perdita più importante non era tanto la produzione quanto la cultura. Io dico sempre, noi abbiamo avuto a Cosenza 50 anni di buco, cioè da quegli anni 70-80 in cui c'è stato l'abbandono continuo, si è arrivati ad oggi con una serie di imprenditori che si sono inseriti sul mercato, però con un approccio più di business, diciamo. Che cos'è che vuole il mercato? Io lo faccio per il mercato. Quindi tutto l'aspetto culturale, che invece, come giustamente sottolineava Marelli nel suo intervento, l'aspetto storico, l'aspetto culturale invece è un elemento importantissimo della qualità di un prodotto come il vino, come qualsiasi prodotto agroalimentare. Oggi non ci si può approcciare sul mercato se non si hanno questi elementi. Stanno arrivando i cinesi sul vino, ci sono già gli americani, i sudafricani, gli australiani, cioè che fanno, i cileni, che fanno. C'è un'azienda in Cile, la media di un'azienda cilena è 2000 ettari di pianura, no?
Quindi immaginate, arrivano qua vini cileni ottimi, di qualità, perché hanno preso i migliori enologi, hanno preso le migliori tecnologie, fanno vini ottimi, però sono privi di storia. Cioè, questa è la nostra prerogativa, che ancora non abbiamo ben compreso, no? E quindi diciamo che su questo ancora dobbiamo lavorare, tant'è, faccio una parentesi più recentissima, io oggi ultimi anni seguo, diciamo che ho ripreso a seguire dopo anni quello che fu l'origine, appunto, il consorzio itinerari della Calabria Citra, è diventato oggi consorzio della DOP Terre di Cosenza, e la stiamo seguendo e stiamo facendo, abbiamo fatto un accordo con il museo di Sibari, il parco archeologico di Sibari, proprio per sottolineare quella che è la storia antica, questo territorio. Io dico sempre, cari amici di Cosenza, delle terre di Cosenza, e lo dico prima ai consumatori e poi ai produttori, perché proprio i consumatori, più dei produttori o prima dei produttori, hanno perso il contatto con la propria cultura, al di là della cultura del vino, possiamo parlare di olio, cioè per noi quasi quasi che siamo l'Enotria, che poi è diventata, che poi diciamo è stata arricchita dalla Magna Grecia, quindi dove il vino noi abbiamo celebrato al Museo di Sibari dei reperti risalenti all'VIII secolo a.C. Il direttore Demma dice: questi sono i reperti, i più antichi reperti che si trovano in Europa. Quindi questo vuol dire che probabilmente il vino europeo e quindi del mondo è nato in queste nostre terre, no? Però noi non lo sappiamo, non lo valorizziamo. Per cui l'aspetto storico, l'aspetto culturale è certamente un elemento fondamentale. Quindi io chiudo per dire che noi, è vero, abbiamo avuto 50 anni di vuoto, abbiamo superato quel periodo critico in cui non eravamo competitivi per la quantità, oggi abbiamo una grande occasione. La grande occasione è che il mercato oggi dalla vino alimento e quindi basso prezzo degli anni 70 è passato poi a vino qualità, oggi è passato a vino emozione, vino inteso come approccio a voler approfondire, al di là, ormai il vino in quanto tale non ha valore, cioè il bere il vino è l'ultimo atto di quella che è un'esperienza più generale che il consumatore ormai vuole. Quindi paradossalmente può anche non piacermi il vino, però se io lo voglio consumare in un contesto in cui c'è una produzione che rispetta delle tradizioni, che ha una storia, una cultura che mi trasmette e che io posso vivere, fare mia e raccontare ai miei amici. Questo è il mercato di oggi, c'è una spinta a voler entrare nella cultura dei territori attraverso il vino, attraverso l'olio, attraverso le mandorle, attraverso qualsiasi storia che si possa raccontare, che proviene da una cultura più antica rispetto a noi. Questo noi dobbiamo fare adesso, recuperare quella che è la nostra cultura e allestirla in un prodotto esperienziale, che è quello che vuole oggi il turista, e noi siamo oggi in questa fase. Non è facile. Da animatore che ha fatto tutto il percorso che ha fatto, vi dico che questa è la fase più difficile, cioè le aziende producono vino e per loro quello è l'obiettivo principale, e non riescono a capire, non riescono a comprendere che fare turismo è un'altra impresa proprio. Quindi c'è questa fase in cui noi dobbiamo necessariamente passare da vino in quanto prodotto da bere, o olio in quanto alimento da utilizzare nella cucina o qualsiasi altro prodotto, a prodotto turismo, a esperienza turistica, al racconto di quello che è la cultura che c'è intorno a quel prodotto. 12:38. Gennaro, la tua precisione è assolutamente impeccabile, grazie mille. Aspetta Silvio, ti do il microfono, velocissimo Silvio, che siamo lunghi. Leonardo Bellaccini, che è l'enologo del Gotto d'Oro del Chianti, perché io posta in anticipo, quando ho detto sogno antico, e nel 96 andai a fare un'esperienza di 3 mesi apposta per vedere come lavorano in cantina e come lavoravano il vino, e Leonardo ha detto le tue stesse parole. Leonardo sosteneva: Silvio, ricordati che il vino è cultura, il vino è un'esperienza, voi avete vitigni fantastici, ma alla fine metà di quei vitigni
di quell'uva viene da noi, perché quando ci sono le annate dove lo zucchero non sale, lo tagliamo con le vostre uve. Fortunatamente no, non più, fortunatamente ce lo valorizziamo noi. Un applauso a Gennaro Convertini. Grazie Gennaro per il tuo prezioso contributo.